Bene ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Allora, oggi mi avete chiesto in moltissimi un allenamento petto e tricipiti e oggi in questo video ve lo farò vedere. Dopo aver fatto un buon riscaldamento di più o meno 15 minuti, mi raccomando scaldatevi bene perché se no rischiate qualche piccola contrattura, direi che possiamo cominciare subito con gli esercizi. Primo esercizio, raga, i classici push-up. Mi raccomando, so che è una cosa abbastanza scontata, però alcuni non la fanno, di concentrare bene le nostre energie sul petto e appunto sui tricipiti e tenere anche l'addome contratto e anche i glutei. Sembra una cosa scontata, ma vedo molta gente che fa i push-up così. Cioè, raga, aiuto. Quando andate giù, state magari in posizione un paio di secondi e dopo risalite. Per quanto riguarda la respirazione, quando andate giù, inspirate, quando andate su, espirate. Adesso vi faccio vedere qualche ripetizione di lato per vedere un po' la posizione com'è, quella giusta. Mi raccomando, non tenete la schiena inarcata, anzi dovete fare il movimento contrario, dovete chiudere le spalle. Questa è la posizione corretta. Ora raga faremo i classici dip. Se voi non avete delle parallele, come penso la maggior parte di voi, usate delle sedie. Io adesso vi faccio vedere l'esecuzione con le parallele. Per chi non sapesse cos'è un dip, adesso vi faccio vedere un'esecuzione. Quando andate giù, inspirate. Quando andate su, espirate. Anche in questo esercizio sono coinvolti il pettorale, soprattutto la parte inferiore, e i tricipiti. L'esecuzione corretta del dip è questa. Il gomito deve andare a 90 gradi. Se siete sopra la linea dei 90 gradi, vuol dire che non è un'esecuzione completa. Se volete coinvolgere meglio i muscoli e contrarli meglio, fate delle ripetizioni lente e quando siete nel punto minimo, quindi di solito quando avete i gomiti a 90 gradi, state fermi un paio di secondi e dopo tornate su. Sicuramente ne farete di meno di quando magari fate esplosivi, però come si dice, qualità è meglio della quantità. Piccola info per quanto riguarda le ripetizioni, che so che sicuramente mi chiederete qua sotto nei commenti, vi dico già, provate a fare il massimale per esempio dei dip e calcolate il 60% e dopo calcolato il 60% fate, non so, 10 ripetizioni che sono appunto il 60% del vostro massimale per 3-4 serie. Tra una serie e l'altra fate un minuto e mezzo di pausa. Facciamo un esempio, se il massimale sono 10, il 60% sono 6. Sono 6, quindi fate 6 per 3-4 serie e tra una serie e l'altra riposate un minuto e mezzo. Poi il terzo esercizio saranno sempre dei push up, solo che li faremo su un rialzo. Questo esercizio serve per, diciamo, contrarre meglio la parte superiore del petto e per farla lavorare meglio. Vi ricordo che più vi sbilancerete in avanti e più l'esercizio sarà difficile. Quindi questa esecuzione è più semplice di questa esecuzione. Le stesse cose che ho detto prima per i push-up valgono anche qua, quindi spalle in dentro, mi raccomando, addome contratto, glutei pure, tricipiti anche e petto, che ve lo dico a fare. Ok raga, prossimo esercizio, dovremo appoggiare le mani su un rialzo, teoricamente voi potete usare un divano, io vabbè ho qua un cubotto e userò questo. Vi mettete in questa posizione, mi raccomando sempre spalle belle chiuse e fate questo movimento. In questo esercizio si userà molto anche l'addome e più andate indietro coi piedi e più l'esercizio sarà difficile. Quando andate giù, inspirate. Quando andate su, espirate. Prossimo esercizio, raga, avremo bisogno di un rialzo e di un altro rialzo, quindi un cubotto. State per esempio qua sul divano e qua prendete un cubotto, comunque serve solo per appoggiare i piedi. Il movimento da fare poi è il seguente.
per rendere più efficace questo movimento magari potete stare fermi nella posizione più bassa, quindi più profonda, un paio di secondi e dopo risalire. Anche qua la respirazione, quando andate giù inspirate, quando andate su espirate. Altra variante dei push up, adesso al posto di mettere i piedi sopra un rialzo ci metteremo le mani. Il principio, raga, è sempre lo stesso, che ve lo dico a fare. Qual è la differenza tra queste tre varianti? Alla fine la differenza sostanziale è la parte del petto che vai a colpire maggiormente. Vi faccio vedere un paio di esecuzioni, però alla fine è sempre quella dei classici push up. Anche qua potete rimanere nel punto più profondo un paio di secondi e poi risalire belli esplosivi. Questi esercizi, raga, li potete fare tranquillamente da casa senza l'utilizzo degli attrezzi che ho usato io. Potete usare delle sedie oppure il divano, al posto che usarlo solo per dormirci sopra e mangiarci schifezze, Nutella, tutte quelle robe lì. Potete anche usarlo per allenarvi, diventare un vostro alleato da lì in poi. A proposito di Nutella, raga, mi raccomando, l'alimentazione è molto più importante dell'allenamento. Certo, questi esercizi qua servono, ma se mi mangiate un vasetto di Nutella, scusate, però questi esercizi qua non servono praticamente a nulla. Ragazzi, assurdo, non ci credo nemmeno io. Nell'ultimo video i commenti sono abilitati, quindi se lo sono anche in questo, scrivetemi nei commenti, finalmente posso dirlo, qualche altro workout che vorreste vedere qua sul mio canale, dato che in questo periodo sono preso bene con questi workout o comunque video sul fitness. Ricordatevi, raga, che poi tra poco c'è la fantomatica prova costume, oh mio Dio, quindi dovete avere un fisico perlomeno decente, grazie. Mi raccomando, se non lo fate già, seguitemi su Instagram, lucas.official, e seguite anche il mio regista di fiducia, marco.zanotti. Esatto. E ragazzi, ci vediamo in un altro video. Ciao belli!